Ciao a tutti, benvenuti a FMX 2021 e in questa edizione Totally Digital. Chi sono io? Io sono Matteo Gazzari, sono Creative Art Director da Studio Riprese Firenze. Qui ci sono tutti i miei contatti. Di che cosa parleremo in questi 40 minuti? Il mio intervento si chiama Never Ending Storytelling. Proveremo a capire perché non possiamo sbarazzarci delle storie, non possiamo sbarazzarci delle storie nella nostra vita e probabilmente non possiamo sbarazzarci delle storie neanche nel marketing o comunque nella comunicazione di prodotto, di servizio, B2B, B2C. Questo l'avrete riconosciuto, è un frame da un film bellissimo che è La storia infinita. E qui ora ci starebbe la sigla e sarebbe Never Ending Story. Sigla finita. Non possiamo sbarazzarsi delle storie perché le storie sono strumenti per vivere, almeno secondo Kenneth Burke, che è un filosofo statunitense. Per farvi capire di che cosa sto parlando quando dico che non possiamo sbarazzarci delle storie, vi racconto questa barzelletta di David Foster Wallace che vedete anche illustrata in questa slide. Ci sono due pesci. Ci sono due pesci giovani che escono di casa e vanno a farsi una passeggiata, cioè una nuotata. Mentre nuotano, tranquilli e chiacchierano un po' del più e del meno, delle alghe, di cosa mangiare, di dove andare a nuotare la sera, incontrano un pesce più anziano che gli fa: "Buongiorno ragazzi, com'è l'acqua?" I due pesci lì per lì non rispondono, vanno un pochino in avanti, poi uno guarda l'altro stupito e gli fa: "Ma che diavolo è l'acqua?" Questa è la piccola morale della nostra favola e del mio intervento. Noi siamo talmente immersi nelle storie che rischiamo, come questi giovani pesci, di non vederle perché sono il nostro modo naturale di vivere e di decodificare anche la realtà che abbiamo intorno. Noi viviamo di storie, noi vediamo storie ovunque. Anche su questo, che sembra un'affermazione molto molto potente, provo a farvi vedere qualcosa e poi insomma mi direte se diciamo l'esperimento anche con voi funziona. Questo è un esperimento di Ather and Simmel Study del 1944, sono due psicologi americani. David Eagleman, che ha scritto un libro che si chiama The Brain, The Story of You, parla proprio di questo esperimento. Parla di questo esperimento per una cosa particolare, se voi lo state guardando. Io adesso dovrei farvi, non posso sentire le risposte, ma posso un po' immaginarle, dovrei farvi questa domanda: che cosa state vedendo? Che cosa state vedendo? È la domanda più semplice, la parte ovviamente vera di che cosa state vedendo è: ma state vedendo un rettangolo con un lato che si muove, due triangoli e un cerchio, quindi alcune forme semplici che si muovono nello spazio. Questo è quello che oggettivamente state vedendo, ma è vero che è così? In realtà la cosa interessante di questo studio del 44, come vi dicevo, è che la maggior parte delle persone non ha risposto così. La maggior parte delle persone qui dentro ci ha visto una storia di sopruso o comunque di violenza, di rabbia, dove un grande triangolo, quindi forse un padre, un cattivo, non voleva che continuasse la storia d'amore, la liaison d'amour tra i due giovani,
triangolo uomo e il cerchio donna, quindi ancora il padre, la famiglia contro i giovani e quindi il potere della conservazione contro l'amore spensierato e quindi il nostro piccolo eroe triangolo. Poi una volta messo alla sbarra oppure in un angolo, viene, come si dice, gli viene un'idea, cioè diventa l'eroe della storia e riescono a scappare. Questa è una delle storie che ovviamente è stata raccontata, però le storie sono state la maggior parte delle cose raccontate. Cioè tutti hanno visto qui dentro una storia. Perché? Perché comunque le storie sono il sistema con cui noi organizziamo e decodifichiamo la realtà. Quindi partiamo proprio dall'inizio, cioè da che cos'è una storia. Non vi tedio oltre con grandi parole, insomma, così, ma andiamo a vedere appunto che cos'è una storia. Eccoti qui, l'inizio, il tuo primo passo verso l'ignoto. Forse non sai cosa vuol dire essere la persona più potente nella stanza o la persona più ricercata del pianeta. Forse non sai cosa significa lottare per la verità o trasformare un sogno in realtà. Essere il Papa oppure l'altro Papa. Forse non sai come ci si sente quando scopri di cosa è capace l'amore. O quando impari ad amare te stesso. Forse non sai cosa si prova a vivere una vita dietro le sbarre per un crimine che non hai commesso. O non sai cosa vuol dire perdere il tuo mondo, vederlo sottosopra o farlo andare avanti il tuo mondo. Certo, ci sono molte cose che forse non sai, ma è proprio per questo che una storia merita di essere guardata. Ci separa solo una storia. E allora, questa era una delle pubblicità di Netflix, è stata lanciata lo scorso anno in 27 paesi e parla appunto di storie, perché Netflix comunque questo vende, vende storie. Perché allora vi parlo di questo? Perché noi abbiamo una parte del cervello che si chiama area 10 di Brodmann e è l'area in cui si richiamano i ricordi, si risolvono i problemi, si pianificano le azioni e si fanno le scelte. In questa area si elaborano gli eventi passati per decidere le scelte presenti che ci dobbiamo trovare a fare e quelle future. E quando una storia ben raccontata impegna la nostra mente, diciamo che i suoi eventi fittizi, lo sappiamo tutti, creano però emozioni che invece sono vere e vengono immagazzinati nella nostra mente come eventi verosimili. Quando si tratta di prepararsi a prendere delle nuove decisioni, la nostra mente non fa così tanta differenza fra gli eventi reali e questi eventi verosimili, purché le emozioni che ci danno siano vere, perché è proprio attraverso le emozioni che si fissano le informazioni nella nostra testa. Vi faccio vedere. Scusate. Vi faccio vedere invece. Che cos'è una storia? Facendovi vedere una storia di marca, così si direbbe.
Allora, questo è lo spot di Amazon per il Natale 2020 ed è la trasposizione in storia di quello che molti di noi hanno provato comunque durante la pandemia, delle battute di arresto, dei problemi. Ma nonostante tutto, dovevamo andare avanti e quindi The Show Must Go On è anche infatti il titolo di questo spot. Guardando questo spot, questa è una storia anche abbastanza classica nel suo sviluppo. Ma che cos'è quindi, dicevamo, una storia? La storia è il racconto di come un conflitto cambia la vita. È un'escalation dinamica di eventi proprio azionati da eventi scatenanti. Qui la performance cancellata dalla pandemia è l'evento scatenante. L'evento scatenante crea una rottura nell'equilibrio della vita del personaggio e almeno in uno dei valori fondamentali. Poi dopo vi dico quali sono, e spingono proprio il personaggio a muoversi per cercare questo nuovo equilibrio. L'effetto laterale di tutti questi cambiamenti ovviamente sono le emozioni. Questi valori fondamentali di cui parlavamo sono sempre binomiali, quindi sono successo e fallimento, amore e odio, ricchezza e povertà, giusto e ingiusto, libertà e schiavitù, entusiasmo, noia, vittoria e sconfitta. Quando uno di questi valori cambia, la nostra mente sente che l'evento ha un significato. Lo sente come significativo. Se una storia si sviluppa intorno a un valore con una carica emotiva, poi questa storia stessa rimane impressa. In questo video, ovviamente, il binomio è un po' successo-fallimento, un po' giusto-ingiusto, e un po' anche vittoria-sconfitta, diciamo, questi valori vengono tirati in ballo. Notate come la marca, comunque il brand, si inserisce in questo racconto, diventando un qualcosa che aiuta, diciamo, gli alleati della protagonista, cioè tutte quelle persone che cercano di riportare l'equilibrio, riportare il nuovo equilibrio, positivo nella vita della protagonista. Parliamo sempre di storie. Che cosa hanno le storie? Le storie hanno degli eroi che compiono delle azioni. Notate come io vi sto ridicendo sempre le stesse cose, perché alla fine la struttura delle storie è sempre quella. Cioè, ci sono protagonisti, personaggi, quindi eroi, che si trovano davanti a un evento scatenante che cambia il loro equilibrio e devono fare di tutto per riportare in equilibrio la loro situazione, come in questo spot di Apple che si chiama The Underdogs. Guys, I just got us a meeting with Vivian. What? How? I just bumped into her. And what? You just asked for a meeting? Yeah. Is there anything I can do? Actually, when? Just now. No, when's the meeting? Oh, Thursday, 8 a.m. Next Thursday. Yes. No, this Thursday. What? That's impossible. We can do this, okay? Roundbox is back. It's just a sketch. That's all we have. 2 days? We need 2 weeks. This is how we get off this floor. Dave, can you get some sales figures on pizza boxes? I feel sick. It's so simple. Round pizza, round box. Perfect. Hey, who's hungry? We have to prove what's wrong with pizza boxes. You're square. Wasted space. Yeah. Do I really have to go see Mike in finance? Yep. Hey, Mike. I was wondering if you could send me the thing. Inbox. We have this idea. We need some sort of 3D prototype. I gotta pick up the kids. I just want to get you all together. We need to find a name for the box. Roundabout. Squirtle? Circle box? Who's that? Hey Siri, turn on Do Not Disturb. Brian? Brian! I'm awake! Hey Siri, tell Bridget I'm running late. No. This is wrong. This is all wrong. Dave, can you please double check those figures for is us? Is anyone here from Ed and Warehouse? He's putting together the prototype now. What are you guys working on? Nothing. Nothing. Move that over there. Make that title bigger. Guys! We're almost there.
You know how it works. I mean, I don't even. What are you doing, bud? Hey, can I have that back? No! I'll email you the video. Just airdrop it to me. Sweet. You guys, I just got the prototype. Whoa. This is gonna look so good in the presentation. Awesome. Wow. I'm awake. It's time. Did anyone press a button? Allora, Apple The Underdogs è uno spot, una storia per raccontare come funziona il lavoro con Apple. La nostra mente si muove infatti meglio quando si muove appunto dal particolare all'universale. Questa storia è la storia di tutti noi, in parte, con percentuali ovviamente diverse, ma tutti abbiamo avuto una sfida lavorativa, abbiamo avuto difficoltà a lavorare in team, abbiamo dovuto dimostrare di non essere dei falliti o comunque di valere molto di più. La storia di questi quattro colleghi è la storia quindi di una squadra di eroi. Notate bene, la storia è molto divertente, soprattutto perché questi eroi non sono perfetti. Noi non amiamo i personaggi troppo vincenti, ci piacciono quelli anche un pochino imperfetti perché il riconoscimento è migliore. Infatti, una delle cose importanti nel creare una storia è inserirci dei personaggi non simpatici, ma empatici. Questo scontro fra simpatia verso empatia a volte è un po' confonde, ma in realtà è molto semplice. La simpatico è qualcosa di piacevole, empatico significa come te. Quindi l'empatia si sviluppa solo quando il pubblico si identifica con una qualità umana positiva del protagonista. Qui è ovviamente la voglia non di successo, ma la voglia di non mollare, di dimostrare qualcosa. Adesso vi faccio vedere uno dei masterpiece dei video che vi ho raccolto. È un video molto bello di Dove, si chiama Real Beauty Sketch del 2013, e su questo poi vi darò anche un po' di numeri. I'm a forensic artist, worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw? My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? I kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm gonna ask you some questions about a person you met earlier, and I'm gonna ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create. And that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter, sadder too. Mm-hmm. The second one looks more open, friendly, and happy. Mm-hmm.
I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. Eccoci qua. Allora, torno qui per spiegarvi qualcosina di più. Allora, questo è stato uno dei video storytelling probabilmente di maggior successo degli ultimi anni, è del 2013. Perché questa storia ha un enorme successo? Vi do due dati. Secondo una ricerca di Ogilvy e Mather, solo il 2% delle donne si vede bella. Quindi qual è il valore fondamentale di questo video? L'autocritica versus l'apprezzamento. Che cosa abbiamo visto in questo video? Io spero l'inglese non sia stata una barriera troppo forte, nel senso da seguire. Qui abbiamo un disegnatore forense che mette a sedere delle persone che gli descrivono se stesse e lui le disegna. Poi queste persone vanno via, arrivano nuove persone che hanno incontrato le precedenti e raccontano come le hanno viste loro. Poi il disegnatore fa vedere alle candidate, comunque alle persone scelte, come loro si sono raccontate, come lui le ha disegnate, come invece gli altri le hanno raccontate e come lui le ha disegnate. E i disegni sono sempre enormemente diversi. Accettando di partecipare a questo esperimento, le donne quindi rompono il loro equilibrio in negativo, mettendosi, spostandosi verso il valore della forte autocritica, e quando vedono il ritratto fatto sul racconto di altri, il valore torna in positivo. C'è ancora quel momento di dubbio, ma mi posso fidare degli altri? Però rotto anche quello, si arriva a una nuova considerazione positiva, cioè l'autocritica è spesso troppo forte. Noi come donne partecipanti a questo esperimento, ma quindi donne in generale, siamo più belle di come ci raccontiamo, che è il tentativo di dare risposta a quel dato di partenza. Quindi le storie non si scrivono senza dati, le storie si scrivono partendo anche da dei dati e dalle convinzioni. Che cosa ha creato questo video? Beh, questo video ha fatto oltre 200 milioni di visualizzazioni, ha vinto un Titanium Grand Prix ai Cannes Lions, che sono gli Oscar della pubblicità, ma soprattutto ha raddoppiato le vendite di Dove. Allora, andiamo a vedere invece che cos'è quindi una storia nel marketing. Un po' le abbiamo già visto, ma proviamo a darci qualche puntualizzazione in più. È questa narrazione dinamica che dicevamo, che porta il piacere verso un'azione di mercato, cioè porta questa esperienza storificata, cioè questa proiezione di noi stessi nei personaggi, poi nel mondo reale. La storia stessa infatti deve ripetersi nella mente del consumatore ogni volta che questo compie l'azione richiesta, e può essere l'acquisto di un prodotto, di un servizio, l'iscrizione a una newsletter, eccetera, eccetera. Questo è uno spot, diciamo, meno famoso, ma anche questo molto divertente, per una agenzia immobiliare. This is the place we are happy. This is where we and where you. This is where we bring home. And where we bring home. This is where we grow up. And where we don't. This is where she. And where she. And where we are us. This is where we are us. This is the place we are happy. And this? This is the moment we find it.
Ok, quindi Right Move, Find Your Happy. Come vi dicevo, Right Move è un'agenzia immobiliare. Le tre basi di questa storia di marketing, che sono le tre basi di tutte le storie di marketing, sono... anzi, mi metto così mi vedete meglio. Sono identificazione. L'utente deve identificarsi con i personaggi. Chiunque ci si identifica con questi personaggi qui, quando è in quel target lì, perché questo spot è dedicato probabilmente a chi è interessato a fare una scelta del genere, chi è interessato o sogna di avere una casa vive esattamente quelle cose, vive una grande proiezione nel futuro di immaginarsi le cose, immaginarsi una famiglia, un animale domestico, eccetera, eccetera. Quindi qui l'identificazione con il target, con il proprio pubblico, è veloce, è quasi immediata. Poi c'è uno scambio subconscio, è il punto 2, ovvero il desiderio dei personaggi deve diventare il proprio desiderio. E anche qui vi ho detto, questa grande identificazione porta poi a questo scambio subconscio. La rievocazione è infine il terzo punto, e vuol dire rivivere il piacere della storia durante l'azione creata. Se fate un gran sospiro e chiudete gli occhi, potete pensare che cliccando per cercare una nuova casa, acquistare una nuova casa, rivivrete questa proiezione che vi hanno fatto vedere, questa storia che vi hanno raccontato, e un po' anche quelle sensazioni. Se tutte e tre questi punti, che ripeto sono identificazione, scambio subconscio e rievocazione, si attivano, ci sono, allora la storia di marketing funziona. Ne guardiamo un'altra, che è H&M. Jason, I need you to turn around and look at yourself in the mirror right now. I know today is a big day for you. I know you might be a little nervous. Remember to breathe, remember to breathe. You have everything you need to get what you want in this world. I don't want to see any pouting on that face, any wrinkles, any frown lines. I don't want to see anything but you holding your head up like a king. And remember, you are my greatest dreams realized. You have prepared for this. You are ready. Like, you can't be more ready than you are right now. You know what I'm saying? You were born fabulous. And I don't want anyone to make you feel less than. Now you go into that room and show them who you are. And you be you, that's your job, in the bag. I love you, baby. Allora, in questo video si pubblicizza un servizio di H&M che è un rent suits, ovvero il noleggio di un abito. Un abito per un'intervista lavorativa, per un colloquio. Notate l'espediente che viene usato. Questi sono personaggi, sono giovani, sono soprattutto figli. L'espediente narrativo che viene usato è la telefonata della mamma. Tutte le nostre mamme ci hanno sempre detto di mostrarci al meglio quando ci capitava un'occasione, davanti a lavarsi bene dietro le orecchie, pettinarsi bene, mettersi qualcosa di bello e pulito e dimostrare di essere il meglio di quello che siamo. Qui vediamo le storie di tanti personaggi. L'idea di farlo caleidoscopico, cioè di mettere insieme tanti tipi di personaggi diversi, fa sì che l'identificazione aumenti le proprie probabilità. Qualcuno si identifica meglio nel ragazzo che fa colazione la mattina, in quello che fa sport, in quello un po' diverso dagli altri, ma tutti hanno in fondo la stessa condizione. Vi ricordate, dal particolare all'universale, cioè
l'ansia di fare bella figura, la volontà di fare bella figura, la voglia di passare da successo a fallimento, cioè anzi da fallimento a successo. Qui l'evento scatenante non lo vediamo nel video, è il colloquio. E tutta la storia è l'arrivare a questo colloquio. Noi non sapremo nemmeno come finisce, ma non importa, perché la nostra storia nel cambio di questi valori è già finita prima. H&M dà la possibilità di vestirsi bene, di essere self-confidence, di stare bene con se stessi. E questa è già la prima vittoria, sempre in autocritica, autostima. Guardate, la prima impressione si vede, si crea in meno di un secondo. Era questa la chiave da cui partiva il video. Allora, che cosa può fare una storia di marketing? Siamo, diciamo, alla parte finale di quello che vorrebbe essere il mio intervento. Vi faccio vedere un'altra bomba, forse un altro video capolavoro che proprio usa le storie e che in piccolo, ma forse nemmeno così tanto, ha cambiato anche un po' il mondo. Si tratta di del video di Always, uscito nel 2015. Lo spot è uscito anche in occasione del Super Bowl. Always è una marca di prodotti igienici femminili. Qui una cheat è di dovere, ma ve la faccio alla fine del video. Okay, so I'm gonna just give you some actions to do. Just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. My hair. Oh my God. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aw. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know what it really, if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time they're already trying to figure themselves out, and when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it, because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. It doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl, because I am a girl. And that is not something that I should be ashamed of. So I'm gonna do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Yeah. Why can't run like a girl also mean win the race? Eccoci qua, riscrivere le regole.
Come vi dicevo, vi ho lasciato prima del video con una citazione che ho chiamato, ma non ho fatto. La citazione viene da Paolo Iavichino, che è insomma, un altro dei contributors di questo FMX 2021. È un grande da ascoltare, ascoltare sempre. Quando per la prima volta mi ha mostrato questo video, l'ho fatto introducendolo con una domanda, che è: che cos'ha da raccontare un assorbente, un prodotto di igiene intima femminile? Questo è quello che Always ha provato a raccontare. Anche qui ha preso un problema, il fatto che Like a Girl, come una ragazza, in inglese ma anche come in italiano, correre come una ragazza, combattere come una ragazza, abbia una declinazione negativa, e questo condizioni la vita delle ragazze nel momento della pubertà, perché in un momento anche delicato si sentono dire ancora di più che fare le cose come una ragazza vuol dire farle peggio. Notate anche qui, ritorniamo alla storia, in questo video la storia di cambiamento è delle persone che vediamo all'inizio, che combattevano come una ragazza facendo così, o correvano facendo tutte cose che sembrava fossero peggio, tramite le testimonianze di giovani ragazze che gli dicono che fare le cose come una ragazza, correre come una ragazza vuol dire correre al meglio, fare le cose al meglio, e il bellissimo monologo in cui una ragazza dice che io faccio le cose come una ragazza perché sono una ragazza. In loro c'è un cambiamento positivo che, guardate, questo video ha scatenato nel senso in generale, perché Like a Girl è diventato, durante il Super Bowl, questo video è stato ricondiviso da centinaia di migliaia di persone, l'hashtag è diventato virale, e quindi questa storia, che è una storia di marca, se ci pensate, rispetto a quei tre parametri che abbiamo detto prima, crea l'identificazione, magari anche in negativo, cioè crea l'identificazione dicendo forse anche noi usiamo Like a Girl in questo senso qui, però ci mette davanti al fatto che questa cosa è sbagliata, e sentiamo come loro anche noi il desiderio di cambiamento. Ovviamente noi, in questo caso io, cioè un uomo, posso solo appoggiare la scelta del brand, ma magari una consumatrice femminile, quando poi si trova a dover acquistare, si ricorderà di questo video e delle sensazioni che gli ha dato. Vi faccio vedere invece cosa può succedere quando ci sono un po' di problemi in quell'identificazione, scambio del desiderio subconscio. È lo spot di Gillette, è uno spot molto famoso, anche qui ha creato un grande dibattito. Io poi vi faccio vedere questo, ne avrei tanti altri, però poi vado a chiudere. Però guardiamoci, nel senso, insieme intanto questo video qua. Bullying. The Me Too movement against sexual harassment. Toxic masculinity. Is this the best a man can get? Is it? We can't hide from it. Sexual harassment is taking over. It's been going on far too long. We can't laugh it off. Who's the daddy? What I actually think she's trying to say. Making the same old excuses. Boys will be boys. Boys will be boys. Boys will be boys. But something finally changed. Allegations regarding sexual assault and sexual harassment. But she says it's the best. And there will be no going back. Because we believe in the best in men. Men need to hold other men accountable. Smile, sweetie. Come on. To say the right thing. To act the right way. Bro, not cool, not cool. Some already are. In ways big. Yo, men, for everyone. And small. I am strong. I am strong. But some is not enough. It's not how we treat each other, okay? Okay. Because the boys watching today
be the men of tomorrow. Allora, questo è il video di Gillette, un video comunque molto, un video molto bello, lo spot realizzato da Gillette nel 2019, un video che ha aperto grandissima discussione. Allora, stando ai dati, se lo andate a cercare su YouTube, su questo link, vedrete che la bilancia fra thumbs up e thumbs down va molto, molto, molto male, nel senso che i commenti negativi e i dislike sono moltissimi, sono quasi 2 milioni a fronte di 36 milioni di visualizzazioni. Perché questo video non è piaciuto? Che problema ha avuto questa storia? Al di là del fatto che possa piacere, secondo me, proprio parlando di quei tre punti, identificazione, scambio subconscio e revocazione, qui la storia di marketing non funziona perché c'è un problema di identificazione. Allora, eravamo nel pieno del periodo woke brand, ovvero quando i brand sono consapevoli e vogliono migliorare il mondo, no? E quindi anche Gillette vuole migliorare il mondo e dire che il meglio di quello che un uomo is this the best a man can get, che era anche il payoff di un altro spot, di un proprio spot, da affermazione diventa una domanda e quindi si rimette in discussione gli stereotipi maschili. Però qui il problema dell'identificazione è un problema forte, perché vengono fatti vedere tanti personaggi, ma i personaggi che sbagliano, mettiamola così, non hanno un cambiamento positivo. I personaggi che si comportano positivamente non hanno un cambiamento, rimangono positivi, non vediamo la trasformazione in nessuno, vediamo i buoni e i cattivi. Ora il problema è che manca un po' questa identificazione, quindi i buoni magari sono quelli che dicono: ah, Gillette, hai fatto bene, ma quelli che si riconoscono in magari alcuni di questi atteggiamenti, badate bene, alcuni estremamente sbagliati, alcuni sbagliati, alcuni un po' sbagliati, non vedono un cambiamento, e quindi lo scambio subconscio non c'è, e la rievocazione nell'acquistare Gillette non c'è, perché il target di questa marca non si riconosce in questo tipo di video. Quindi qui probabilmente, rompendo uno di questi tre punti, la storia di marca non funziona. Chiudo per farvi capire, con questo video, per farvi capire quanto una storia ti può salvare anche il sedere, ed è uno spot di Volkswagen uscito qualche anno dopo uno scandalo che tutti conoscete benissimo. Ve lo racconto perché vi serve per capire poi la potenza di questo spot. Nel 2015 la casa automobilistica Volkswagen rimane coinvolta nello scandalo che prenderà il nome di Dieselgate, cioè la frode all'EPA sulle misurazioni delle emissioni dei motori. Il CEO si dimette, e è molto difficile identificarsi con la ditta e perdonarla, però diciamo che si può trovare il modo, con una storia ben congegnata, di portare anche a un processo di perdono proprio attraverso un'identificazione. Volkswagen and the growing scandal. The world's largest car manufacturer under scrutiny as the emissions... Dissatisfied customers filing complaints against the German auto... Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, split the night and touch the sounds of silence. Ed eccoci qua. Allora, bellissima anche colonna sonora. Un po' con questo video ci viene da perdonare Volkswagen, no? Per questo grande salto in avanti nell'auto elettrica. Ma se ci pensate, l'identificazione non è con il brand, è con il designer. Il designer è l'eroe di questa nostra storia. Anche lui, come noi consumatori, schiacciato da questo scandalo, ma con la possibilità di cambiare in meglio il mondo che lo circonda. Quindi il mondo del nostro eroe prima è in equilibrio, poi arriva lo scandalo, il mondo va in disequilibrio, tutta la sua opera cerca di riportarlo in equilibrio, in un equilibrio migliore, cioè in un futuro elettrico. Quindi chiudo, perché sono già a lungo, ci avrei tantissimi altri video da farvi vedere, parlandovi di perché io l'ho chiamato Never Ending Storytelling, perché il potere delle storie è intorno a noi. Le storie basta, nel senso, guardarle. Io qui avrei tantissimi altri video da farvi vedere che spero troverete poi nella presentazione. Volevo solo dirvi che se vi interessa, praticamente tutto quello che vi ho raccontato è in la maggior parte, perlomeno, è in questi libri qui. Io volevo solo salutarvi con un'ultima cosa. Che è questa slide qua, che è quello che dico sempre io, cioè che fare o non fare, non c'è provare. Lascio dicendovi che fra i libri che avete visto c'è anche questo, che sono le 7 domande per costruire un video perfetto. È, come vedete, il libro più alto di tutti, ma non vi dovete preoccupare perché dentro non c'è assolutamente niente. È un ebook che ho scritto, abbiamo scritto a Riprese Firenze, in cui ritrovate anche alcuni temi di questa mia presentazione. Lo potete scaricare dal nostro sito e ovviamente, però, come si dice sempre, alla fine, soprattutto di un intervento come quello che vi ho fatto, questa è un'altra storia. Io vi ringrazio per la vostra attenzione. Scrivetemi se avete voglia di sentire nuove storie o di costruire una storia di marca, magari con il vostro brand. Grazie mille.